Ok, ci dovremmo essere in teoria. Fatemi controllare. Sì, perfetto. Buonasera a tutti, amici, bentornati e ben ritrovati. Scusate se c'è stato un piccolo problema tecnico. Abbassiamo un attimo il volume della musica. Ecco qui. E bentornati e ben ritrovati su. Scusate, mi sto impapinando. Su Slay the Spire Downfall. Ah, finalmente un gioco che. Diciamo che non mi mette in crisi in ambito morale, compagnia bella, perché lo sapete, sono una persona problematica e quindi anche in queste situazioni si notano problemi. Inscription è stato un colpo al cuore, ragazzi. Io ho fatto quella partita, lo riporterò, ma in un momento in cui magari avrò la rabbia dentro. Non l'ho fatto vedere neanche su YouTube perché quella live è da prendere da cestinare, lo so, è stato orribile, ma veramente stavo male, quindi diciamo che avere il dramma psicologico del gioco più io che stavo male non è stata una combo fantastica per nulla. E prima di iniziare. Chiedo scusa se non c'è stato il sub la scorsa volta. Ho avuto problemi, sempre di salute, poi anche lavoro e quindi ho, scusate, dovuto saltare. E altra cosa simpatica, voi non lo sapete, non vi ho fatto vedere foto o altro perché ho detto lasciamo stare, non mi pare il caso di farlo vedere sui social. Comunque il mio computer si è rotto e voi mi direte, e allora come stai lavorando? Non lo volete sapere come sto lavorando, vi dico soltanto che ha una buona parte rotta e quindi io ho messo scotch, cerotti, un po' porello, porello. Quindi andrà in riparazione, probabilmente non ci saranno live, spero. Che la riparazione non duri troppo, così posso tornare relativamente velocemente, anche perché sul computer c'ho anche la roba per scrivere la tesi, quindi sarebbe un po' un problema se mi si impiegasse tipo una vita. E niente. Può andare sempre male, sempre peggio. Però non importa, direi che possiamo continuare la partita. Avevo una partita che avevo iniziato, non me la ricordo manco più. Top. Mi ero letteralmente dimenticata se avevo fatto roba. Ah, sì, ero con il coso. Ero con il geco, vero? Giuro, me l'ero scordata. Ed era tipo la versione difficile? Non mi ricordo. Va bene. Penso fosse delle carte a random. Ovviamente chi ha visto il precedente episodio di Slay the Spire Downfall sa meglio di me. Io me ne so, da tanto tempo che non lo porto me ne sono pure dimenticata. Però direi intanto di prendere una reliquia e vedere un po' come va. Allora, percorso più tranquillo. Buonasera Gaetano! Ok, abbiamo il cavaliere alla fine, quindi direi di andare per di qua. Già, reliquia. Allora, Ghiria, puoi ottenere forza. Permanente al farò. Va bene. Ok, forza permanente male non fa. Buonasera Gaetano, come va? Come va? Intanto noi ci ritroviamo nella città, quindi al secondo scenario di questo bellissimo giochino e troviamo davanti a noi un altare con l'arte della guerra degli slime. Buonasera, Kael! Cosa facciamo?
Boh, triggeriamo una trappola, tanto. Eh sì, esattamente, l'arte della guerra. Ah, beh, capisco che col maltempo le connessioni siano un po' ballerine, Gaetano, capisco in pieno. Fidati, anche qui non è che una situazione tanto, tanto migliore in realtà. E, come ho già detto, contando che ho avuto lavoro, sono stata male e mi si è rotto anche il computer, sto facendo questa live con l'amore di Gesù. Quindi è un periodo brutto per tutti. Kel, ora le bufferate, guarda. Yep, da un lato mi si è crepato. Allora, cosa è successo? Intanto scegliamo qui, quindi ci facciamo male, vai, non importa. Tanto avremo prima o poi il falò, ecco appunto, è anche vicino. No, non ho colpito nessuno. Avrei voluto però. No, avete presente la cornice del PC? Ecco, è plasticaccia e per far capire mi sono volati via dei pezzi. E ho quindi ora tipo lo schermo che è un po' traballante con. Qua c'erano tipo delle viti, non giustamente come faccio a farvele vedere? Ok, non so se si vedono, spero di sì. Ok, quindi comprare un PC nuovo? Spero di no, perché spendere soldi ora sarebbe un po' problematico. Esatto, perde pezzi. Frente nel nido, una lunga linea di persone, di figure incappucciate con i becchi da medici della peste, sta entrando in una specie di cattedrale. Nel momento in cui entri nella cattedrale, le figure si girano verso di te. Le tue orecchie, ma tu sei un cazzo di geco, ma che tutti questi problemi dovrebbero scappare? Cioè. Vabbè. Non so che cosa ho fatto, però ho fatto cose. Mi è andato tutto, mi è andato, va bene. Potevo scegliere, ma a quanto pare. Ah, devo sacrificare un cultista con la daga. Oh, ok, tanto sono cultisti, sti cazzi. Scusate. Tu impianti la daga nel cuore del cultista. Cracà, classico, il rituale è completo. E i cultisti sopravvissuti non sembrano felici. E vabbè, ho appena ammazzato uno di loro. Però vabbè, non importa. Tanto sono un geco. Sì, stiamo riprendendo il geco, quindi confusione. Ma sono già confusa di mio. La mia vita è tutta una confusione. Allora, Madonna. Infliggi 20 danni se è letale. Il danno di questa carta aumenta di 5. Ma guarda. Ma guarda, io non so, cosa sta succedendo? Cosa sta succedendo? Sono confusa. Sono confusa, non, cosa, ovviamente vado vai il mio personaggio in confusione, mi fa confondere anche a me. Quanto mana ho ancora? Perché sta succedendo? Ok, allora devo eliminare sta gente. Oggettivamente devo eliminarli. Allora,
Ok, il tipo è morto, ferendomi, forse, non ho capito se mi ha ferito o meno. Ok, mi ha dato gli slimini. Basta, slimini. Ti ho rotto con gli slimini. Ah, mi colpisce. Ah, si autocolpisce. Cioè, è un deficiente il mio personaggio, scusate. Dato che è in confusione, si autocolpisce in un certo. Non ho capito perché, ma va bene. Va bene, non ho capito, ma ok. Non mi farò domande. Oppure un Pokémon, probabile, può essere anche un Pokémon in realtà. Per come è il personaggio, non mi stupirei. Sollevamenti! Potremmo farli, ma siamo un po' malati, quindi immaginatevi un geco che fa sollevamento pesi, fa squat. Sto coso, va bene. Va bene. Non ci crede manco lui. Statua della bestia bianca. Dopo ogni combattimento trovi una pozione. Ok, va bene. Quindi mi riempirò di pozioni. Oh no, i cracra, va bene. Sono confuso come al solito, quindi mi faccio male da sola. Una cosa normale. Così confusi da farsi male da soli. I personaggi non stanno bene comunque. Basta! Grazie! Perché si fa male? Qualcuno mi spiega perché si fa male da solo. Quante carte c'ho? Avete presente il meme di fai una cosa o pesca 25 carte nel gioco di uno? Ecco, attualmente io sono così, ho il mazzo così. Sono confusa. Cosa devo fare della mia vita? Dovrei ammazzare i cosi, giusto? Già perplessa, non so più che fare. Per farvi capire che. Ma se mi metto uno scudo, invece di farmi male, ce l'ho uno scudo? No, non ce l'ho uno scudo, ok. No, sì, ce l'ho, però. Sì, dai. Vabbè. Questo mi dovrebbe fare ora 3 danni, quindi dovremmo essere tranquilli in teoria. Comunque, il fatto che mi sia rotto il computer è veramente un fastidio, per non dire altro. Ora con tutte le carte sballate, non ci sto capendo più nulla, giuro. Va bene. L'importante è difendersi. Ok. Culti. Ho un attacco anche dei cultisti. Cioè, immaginatevelo. Un attacco dei cultisti. Vuoi morire? Grazie. Comunque, sto personaggio è veramente strano. C'è niente da dire. Poi con la musica con gli violini in sottofondo che è ancora più caotica. Cioè, è tragicomica come situazione. È tragicomica. Ora, ovviamente, ho solo difese. Quando dovrei attaccare, ho solo difese. Mannaggia. Ok. Ok, forse è il caso che al prossimo nemico. Ah. Che prendo? Carta random. Non lo so. Ma prendo un po' di difese, vai. Poi l'ho preso, non lo so, non ho neanche visto. La prossima volta faccio così. Vai. Ah, la pianta. Beh, i gechi amano le piante, lo sappiamo, quindi.
Dobbiamo fare male a sta cosa. Ok, non è stata veramente una buona mossa, ma intanto mettiamo un po' di difesa. Sono confusa. Nel senso che sono veramente confusa. Beh. Ci farà male, ma io spero nel prossimo falò, come al solito. Si necessita, si richiede falò, si richiede assistenza medica qua. Che è appena successo? Oh, scudi su scudi, va bene. Non li volevo, non li ho richiesti, ma ok. Devo fargli un minimo di danno, mi serve un po' di male, ho la necessità di un po' di dolore per sto coso. Va bene, no, niente. Solo difese, va bene. Va bene. Un altro po' di difesa, no? Solo difese, va bene. Ok. Quindi, perché ho fatto questo? Non lo so. Perché ho fatto questo? Vabbè, tanto. Non so cosa sto facendo, ma mi sto in realtà levando. Mi sto levando roba. Non posso fare nulla, quindi vabbè. Grazie a Dio non stavo attaccando, se no ero morta male perché non ho controllato l'attacco della carta. Fortuna liquida. Sei fortunato per un turno. Le carte che sono scelte. Cards that chose are not. Ma già il mio personaggio è confuso. Poi gli metti anche Lucky che gli fa ancora più confondere i numeri del mana che devo usare. Va bene. Non mi farò domande e accetterò la sorte Allora. No, questo sembra figo però. Però abbiamo detto che dovevamo prendere queste qua random, quindi. Ok? Non so quale ho preso. Non puoi fare combo così, capite? Non ci si riesce a far combo. Perché a tutti gli effetti, cioè, è solo confusione. Hola, Grafio! Grafio, Grafio! Come va con la micia? Per la contentezza di tutti mi si è rotto il computer. In un lato mi si è spaccato. Fatemi ridere! Grafio, pensalo così, potrebbe sempre andare poggi. Forse ia... Non ho capito cosa intendi, ma ok. You are my... Questo è orribile. Cioè, questo è un pochino... Vabbè, nel dubbio... Ho fatto anche... Nope. Ho fatto casino, questa costava di meno. Vabbè. Ah, ok. Vabbè, va bene. Vabbè, ma è una gattina. Dai, bevo, bevo. Faccio ancora più confusa. Ancora più confusa. Voglio il mio personaggio che non si deve capire una mazza.
Il mio personaggio è sfigato, come la padrona del resto. E fatti rimborsare. Come è una malattia morbosa? No, a parte tutto, come è possibile, scusa? Infatti, come dice Kyle, di botto, che è successo? Povera amicetta. No, a parte tutti gli scherzi. Ma non è. Ma scusa, hai fatto fare i controlli dal veterinario? Ma chi ha avuto un attacco di cuore? Che anche comunque gli animali possono avere cose del genere. Cioè, del botto. Magari insufficienza renale, non beveva. Ah, quindi ha avuto la peritonite. Ma com'è possibile che non l'avessero diagnosticata prima? Cioè, nessuno si è accorto di nulla. Ah, fuck, non hai vaccini, qualcosa, non si può far nulla? Pure amicetta? Tanto noi, sto facendo, vabbè, facendo cavolate, ma non mi importa. Vabbè, anche il coronavirus umano era un mutageno, però non mi aspettavo qualcosa del genere, ecco. Giustamente l'idea loro è se ci tieni all'animale sei disposto a pagare. Giustamente. Quindi. Però cazzo. Non me l'aspettavo perché. Cioè, ma l'ha preso andando fuori? Perché sta sempre in casa. Ma cazzo. Cioè, scusa, come l'ha pigliato? Di solito funziona così, penso anche per gli animali, contatto aereo con altre bestioline o roba del genere. No, vabbè, se è grave, non ce la fa, ma se. Cioè, com'è messa attualmente? Dall'allevamento. Dall'allevamento. Allora la mia battuta, quantunque stronza, che del tipo fatela rimborsare, cioè. Scusa, ripeto, una battuta stronza, mi vergogno di averla anche pensata, ma cioè. È bella merda, veramente. È assurdo. Mi dispiace un botto. Soprattutto perché tu per quella gattina ci stravedi, quindi. Ma ora è a casa o l'hanno messa dal veterinario?
fanculo. Anche il contratto sulla vita delle bestie, però vabbè. No, beh, ovviamente, però sai com'è, di logica ti dice, cioè almeno il rimborso nel senso non rimpiazzarla, ma almeno ci hai speso un botto per quella micetta. Quindi, giustamente, di logica, cioè, almeno non lo so, cioè, non te la sei manco potuta, tra virgolette, coccolare come si deve, che beh, ci sta che non il rimpiazzo non è manco il caso. Sì, facci sapere per se come va a finire con sta amicina. No, di al veterinario che non faccio il cretino e cerca di lottare, cioè, Dio santo, ammazzarla così de botto non ha senso. Cioè, poi non so, cioè, ora, ok, cioè, come sta l'amicina? Cioè, è sdraiata tipo moribonda o comunque ancora regge, ecco. No, ma di che? Cioè, non penso che siamo, per comunque gli animali domestici, quando mi hanno ammazzato il mio cagnolino, che me l'hanno ficcato sotto una macchina, per me è stata una cosa assurda, quindi posso capire come ti senti. Neanche se gli date magari qualche integratore, qualcosa, cioè neanche con l'alimentazione forzata, con la siringa magari si riprende, cioè, se fa, scusate, scusa, ora sono una persona ancora più orribile di prima, chiedo scusa a tutti, ma non è in coma, cioè, se si cerca di combattere anche per le persone che stanno in coma. Capisco che ovviamente una persona e un gattino sono due cose diverse, però oggettivamente il ragionamento è lo stesso. Oh, amore. Ma giustamente dice, giochiamo, padrone. Padrone coccole. Non mi sento tanto bene, quindi mi devi coccolare. Mi sembra giusto. E ricordiamo che mentre i cani sono padrone e tipo migliore amico, i gatti tu sei il loro schiavo. Perché funziona così con i gatti, è un dato di fatto. Ma 5 anni sono meglio di niente, Grafio, no, non funziona così. Cioè, almeno, cioè, Dio santo! Cioè, vabbè, cioè, 5 anni massimo, non è che dici ti muore il giorno dopo. Cioè, poi vabbè, io. Ci sono buone possibilità che muoia comunque, ok, ma sempre meglio. Boh, raga, io la vedo sempre meglio lottare, cioè. Ma vabbè, io sono una persona un po' più. Boh. Non lo so, io consiglio davvero è comunque continuare a provarci. Non è.
forse sono io che sono strana. Allora, Grazia, che ti devo dire? Io per il mio animale domestico lo farei, però capisco, cioè, poi, come direbbe qualcuno, e che è mio padre, sono comunque animali, non sono persone, però è una situazione abbastanza complicata, una situazione veramente brutta, mi dispiace tantissimo. Non so cosa sto facendo perché sto leggendo tutto il tempo la chat, quindi. Sto giocando da solo in realtà il gioco perché sto leggendo solo la chat, sto vedendo cosa succede, quindi. E quindi sì, va bene. Intanto smash, così, per gentile concessione. No, vabbè, ma ti pare, ma non ti preoccupare minimamente. Non lo so, io. Tipo, se mi sento anche in colpa perché purtroppo è la classica cosa del. Vuoi far qualcosa, ma non sai che fare, quindi. Quindi picchiamo i cavalieri. Ci hanno anche i funghetti, vedi, i cavalieri con i funghetti abbiamo. Questa cosa è veramente con i funghetti, va bene. Io non so cosa fai della mia vita ora. Basta, levati. Sono triste e perciò ti picchio. Però mi servono difese perché io so che questo mi fa male ora. Questo mena. Mena come una zampogna, mena, lo sappiamo tutti. Quindi intanto difendiamoci per quanto ci è possibile. Non serve a nulla al berlo, però. Cracra! Non lo so, perché un serpente dovrebbe fare cracra? Non lo so. Un serpente molto intelligente, tra l'altro. Guarda che faccia ha. Quindi, intanto ti metto il marchio del cacciatore. Così, de botto, non c'entra nulla, lo so. Però io sono troppo fissata con la roba rubata, e quindi. Basta! Maltrattamento di cavalli. Bullismo sui cavalli. Che so ste cose? Oddio, me li sogno la notte, c'ho gli incubi! Questi me li sogno la notte. Che so sti cosi? Io me li sogno la notte. Beh, mi sembra giusto. Quindi anche il nostro grafico. Ragazzi, qui in chat siete tutti che giocate fra un po' a Zelda. Basta, Zelda. Basta, basta. Basta. Non so cosa devo fare. Sono persa. Mi servono delle difese. Ma come faccio io? Senza difese, senza nulla. Niente, sono già morta. Perché non ho attacchi? Che è successo al mio mana? Qualcuno mi ha fregato il mana. Porca di quella. Sì, è il mio gioco, purtroppo. No, no, lo curano. Oh, che can. Che questa è una can. Questa è una bastardata. Ok.
Ok. Potrei urlare in questo momento, ma non lo farò. Questa è un po' una cosa stronza, cioè io. Ed è presente quando dici no, perché, cioè, queste sono cattive. Cioè, io come faccio ora? Cioè, ma perché? Ma perché non funzionano le cose? Ma muori! Ho fatto una cazzata, lo so! Cosa? Aiuto! No, tu sei quella meno. No, tu sei. Non lo so. Vabbè, mettiamo questa. Ho fatto una cavolata. Aia! Infatti non capisco la citazione, ma ok, no, non la capisco, io non ne capisco di queste cose. So solo che mi sta partendo proprio, ma male mi sta partendo. Posso fare nulla, quindi. Sono morta! Sono morta! Sono morta male! Male, male! Vabbè, è un serpente, quindi. Basta! Ma chi l'avrebbe mai detto che i funghi erano così? Io me li mangio di solito i funghi, non sono così cancerogeni! Basta! Basta! Ora tu muori male, hai rotto le scatole. Dove cavolo sono gli attacchi? Tutti attacchi orribili, tra l'altro. Tutto schifo! Tutto schifo! Basta! Che odio! Non lo so. Ma perché mi doveva. Vabbè, io non so neanche giocare. Io non so neanche giocare comunque, cioè dovrei vedere cosa succede in gioco, ma non è che ci sto attenta, no, no, faccio cose, faccio. Ancora i funghi, basta i funghi. Che schifo, non mi piacciono i funghi, morite, morite, male. Che schifo i funghi, che schifo, fai schifo, malmenato, giusto. Anche marchiato, sì, così, proprio cattivi. Bisogna andare cattivi. La gente bulla e allora noi la bullizziamo ancora di più. Comunque, moriamo male perché ci mancano 4 punti vita, eh. Non abbiamo proprio nulla di che poterci salvare. E questo sicura dalle altre cose, quindi vabbè. Dobbiamo ucciderlo ora. Ora o mai più. Oddio. Sì, però, cioè, ogni volta finirla con 2 punti vita, anche meno, eh. Io comunque, ripeto, non sono intelligente, lo faccio giocare da solo, veramente, il gioco. Non è che ci sto attenta. Vai nella casa sicura, fai quello che vuoi. Odds Infuse, non so cos'è, però mi dà roba random, quindi va bene. Va bene. Attacchi o difese, difese ora ne buschiamo, che siamo tipo malmenati come lampadine.
che volevo fare, non lo dico perché tanto se no mi porto Iella. Io lo so, oh no, è il robottino. Io lo so che mi porto Iella. Allora, per scegliere una strada. Ok, questa è una strada di merda. Va bene, io vorrei una strada tranquilla. So che sembra strano chiedere, ma è una strada tranquilla. Allora, prendendo questa, scendiamo per la Litorania e ok. Sembra che stia fare. Avete presente i percorsi? Allora, avete la mappa, fate il percorso turistico. Io cerco sempre di evitarmi le elite perché se no solamente fastidi sono. E quindi. Per andare dove devo andare? Che strada devo fare? Devo fare questa qua, quindi devo fare. Mi ricordate di non sbagliare per piacere, che io sono sicura che ora vado a sbagliare. Ok, intanto prendiamo questo falò. Direi che facciamo un po' di sollevamento pesi. Da notare che sto spesa di geco serpente fa sollevamento pesi. Capite un po'? Culturista proprio top. Tu ancora non sei morto. Sei veramente una merda. Non c'è bisogno di fare giochi. Ci sono poi io che il cristono contro i personaggi, cioè, capite? Ed è giusto così. Non, guarda, praticamente ha una maschera in faccia. E io fino a qualche tempo fa non avevo capito che era una maschera. Sono molto intelligente. Ma che ti difendi? Che ti difendi? Io ti picchio. Sei una persona orribile, sei una persona orribile. È un pulsante antipatico. Oh! Sì, io ti faccio male. Mi stai veramente antipatico, tipo, ma tipo tanto. Ma tipo che sì. Ma tipo che. Dove sono gli attacchi, ecco. Ma tipo che ti attacco. Se solo. Se è il caso che mi difenda. Non lo so. Ok, ho fatto una pecionata, lo so, non mi potrò difendere. In realtà un minimo di difesa ce l'ho già, però. Cosa sta facendo Intial? Non lo sa manco lei, fa robe. Voi non sapete quanto sto godendo interiormente che non è riuscito ad attaccarmi. Vuoi andare giù, maledetto coso? Ecco, non ci vede, quando non c'è lo scrupolo di coscienza, nel mio caso soprattutto, ci vado proprio di cattiveria. Sto robo è caos, cerca di fare combo, senza avere una minima idea perché sono tutta roba di altre cose messe insieme, quindi. Appunto, mi dice Kyle, è caos, è un qualcosa a caso. Questo personaggio è così. Poi ci sono quelli normali, quelli che hanno un gameplay, quelli che sono ragionati. Questo no, ragazzi, questo è. Non so cosa sto facendo, l'importante è che lo faccio. Quindi, non so manco dove sono spuntati questi qua quando sono spuntati, perché non li ho visti. Sorrido e annuisco, come si dice dalle mie parti. Sì, in realtà questo personaggio, per chi. Conosce il gioco, in realtà questo qua è un nemico nel gioco fatto bene. Questa è una mod in cui è permesso anche giocare gli avversari. In realtà il mercante di solito non è il gioco base, in realtà è un NPC buono e invece noi lo malmeniamo perché è giusto così. Allora, ti devo far male. Mi dispiace, quindi non so cosa farò, non so perché lo farò, ma comunque ti devo far male perché mi sei antipatico.
Perché tu la devi smettere di rubarmi i soldi? Ma sono anime, sono comunque soldi. Perché in realtà ruba le anime lui, però per me sono soldi, mi servono. È lo stipendio di un mese, non puoi rubarmelo. Ogni volta. Quanta roba mi sono messa qua sotto, non lo so, neanche io. Come non giocare a un gioco. E niente, prossima volta ti ammazzo. Cioè, non ci sarà la prossima volta perché non penso che lo incontriamo, ma va bene. Vulnerabile. Vabbè, prendiamo questa random. Cioè, anche le carte che si prendono in queste situazioni sono casuali. Tranne queste. Allora. Nessuna di queste cose è buona, ok. Allora. Questa manna dal cielo, Desneco. No, niente solido, soltanto Sneco. Metal Gear. Solido Sneco. No, vabbè, ma perché hanno un problema di pronuncia, cioè, che gli vuoi dire? Però è anche giusto dire che se devi interpretare, io sto prendendo roba random, molto molto tranquilla come cosa da parte mia. Allora, posso ecco, scartiamo questa e prendiamo Fata Liquida. Fata liquida è quella che se muori, ritorni in vita. È tipo nel caso del barbaro in D&D, quando vieni buttato a zero, se è la prima volta ritorni con un punto vita e quindi sei ancora puoi combattere, tipo. Ma che vuoi? The Corruption? Non rompere le scatole. Non oggi, non oggi. Oggi sono più no. Oggi. Ah, i cosi. Quale di loro che esplodeva? Ah, non c'è quello che esplode. No, questo c'è solo il tipo che tira le spine. Ok, allora. Vabbè, sono tutti a zero, quindi. Allora. Va bene. Va bene. Facciamo un po' di danni, così. Mi servirebbero però delle difese, quindi ok, così. Cosa sto facendo? Non lo so, va bene. Allora. Ok, perfetto, mi serviva giusto, giusto, mi serviva un po' di mana in più. Quindi va bene, non posso far nulla, quindi va bene. Cioè, grazie a Dio, col fatto che io non vedo le carte, no? Faccio così o mi giro e faccio scegliere casualmente, mi sono uscite tutte carte che mi danno combo, che mi aumentano il mana. Quindi, giocando anche da schifo io, riesco comunque a picchiare i cosi qui ed è piacevole. Quando picchi i cosi è piacevole. Allora, il problema è che ho bisogno di una difesa perché sennò questo mi tira le spine, mi fa male. Quindi mi servirebbe prima una difesa, ecco. Ok, non so cosa faccia il mantra, però siamo tutti d'accordo che è buono. Ok, laserata. Ok, facciamo così.
diamo l'ustione di 10 decimo grado ai nemici che dovrebbe fare danno. Oh no, ci ho fatto venire il mal di testa il tipo, va bene. Va bene, mi serve innanzitutto difese, mi servono difese. Allora, intanto guadagniamo mana facendoci male, no? Non ho capito perché abbiamo guadagnato mana a random. Applichiamo un paio di difese, ok. Ammazziamo il tipo con le spine, che è quello che ci dà più danni e ci dà più fastidio, e mordiamo sto coso. Che cosa sono sti cosi in realtà? Non lo so. Tipo automi, boh. Non lo so. Ovviamente non posso attaccare, giustamente. No, in realtà sì. Muori. Steroidi magici, buoni ma non buonissimi, quindi non importa. Non so quale ho preso, come al solito, però ok. Io ho un problema. Parte la musica e non so cosa succede poi. Allora, intanto ci diamo un po' di scudo. Poi, tutto ciò che può essere utile per evitare problemi, lo mettiamo. Magari però un altro scudino. No, eh? Vabbè, niente scudi, no scudi for us, vabbè. Io vorrei mettere questa. Questa fa 35 danni. Però fa 35 danni, ma devo avere quei 4 di. Ok, come non detto. Vabbè. Non ho potuto usare questa. Questa è fortissima. È come. Che era il randello pesante? Quello che dà la sprangata con il Cavaliere Rosso. L'altro è una delle mie carte preferite. C'è un botto di male. E allora, ci sono delle carte che sono veramente pesanti. Quella è una di quelle. Dove vai? Dove vai? Dato lui che può andare in giro, eh. Dove te ne vai, bello? Beh, mettila così, tecnicamente l'hai già. Comunque l'hai già. Europa Park. Capisco che non è ideale. Però ormai hai preso i biglietti, quindi. Ormai li hai presi, quindi. Allora, nel tuo lento, as you slowly make your way, nel tuo lento incedere, ti senti praticamente andare oltre, cioè ti
sta disturbando questo ambiente praticamente. Prende. Ci sono delle situazioni che ti senti quasi di impazzire nel navigare in questo posto. Ma tu c'è qualcosa di familiare, senti tipo dei mormorii, di qualcosa di familiare, come un antico amico. Senti delle voci che ti sussurrano costantemente nella testa. E ti tocca ovviamente decidere dove andare. Destra, sinistra, quindi left, explore an event. Right, search the treasure for a relic. Allora, possiamo. Allora, scegliete voi. Allora, vedere un evento che non so di che si tratta, può essere un nemico, come può essere la qualsiasi. Cercare. Search the treasury, quindi cercare nella tesoreria per una reliquia. Le reliquie sono quelle che ci danno dei buff, dei potenziamenti. O proseguire penso dritto e andare incontro al mercante e picchiarlo per sapere come va a finire quel mercante. Allora, Kyle dice la seconda. Graffio, Gaetano, tutti quelli che stanno in chat. Perché sinceramente, allora, io vi dico la mia, ok? Però la seconda, io avrei scelto, vediamo che dice Graffio. Faremo la seconda, se Graffio ha, perché ormai siete due contro. In realtà non lo so, dipende da cosa dice Graffio, perché se siamo due contro due, in realtà si gioca i dadi. Dovrei prendere i dadi, però. Tanto che Però i dadi sono là. non è che mamma ha lasciato qualche dado qui? Voi non volete vedere il cassetto in questo cassetto che sta qui sotto perché c'è tipo l'ira di Dio. Io dovrei mettere in ordine in camera mia, cioè lo so di essere terribilmente disordinata e questo cassetto ne è la prova. Va bene, niente. Niente, non posso fare praticamente nulla perché non ci vedo una mazza. Vabbè. Graffio mi sa che non c'è, quindi non. Andremo per la tesoreria, vediamo che succede. O ricalco. Se non hai blocco, a fine turno blocchi di 6, più ovviamente loro che in realtà sono soul, come si vede che sono soul, sono anime. Un D8 più. No, no, ma coccola, la coccola è più importante, tranquillo. Chi mi contatta? Chi mi contatta? Clienti del B&B, ragazzi, che bello, eh. Non è che la gente mi cerca perché è lavoro. Allora, steroidi o sonno? Steroidi o sonno? Facciamoci una dormita che mi sa che qua andremo incontro a una morte poco piacevole. In realtà, beh, i steroidi li posso prendere di qua. Ok, quanti falò? Oh, quanti falò che ho ancora? Ah, vabbè, ma allora. Andiamo solo di falò. Bruciamo tutto. Ok, ho scelto un percorso che prende solo farò. Falò, non so dirlo. Sono intanto sì, io ero già finita qua e non è che avevo visto il tesoro. No, sono scema. Allora, altro tesoro. Seal of approval. Tipo, non lo so, è una medaglietta per tipo lascia passare, penso.
Vabbè, scegliere sempre delle carte, dei personaggi, guarda. Ok, non so cosa ho preso, va bene. Ho preso una random. Allora, andiamo con questo, vediamo un po'. Ma è finita la musica? Ah, si è finita la musica. No, si è finita la musica ora. Ok. Scusate, l'ho rimessa in loop perché mi garbava. Sì, però io che ho combinato guai. Allora, innanzitutto mettiamoci un po' di pelle ferrea, che male non fa. Mettiamo un po' di scudini. Riduciamo tutto a uno. Mettiamo, non so cosa mi sono messa addosso, ma va bene. Solo blocchi, ho soltanto blocchi. È assurdo. Va bene. E allora direi a questo punto, vabbè, non posso fare nulla. Vabbè. Volevo fare grandi cose, poi mi sono resa conto che non ho mana, quindi sono molto, come al solito, i miei piani, cioè, mentre la mia mano fa robe, mentre il mio cervello pensa altro, e quindi non si riesce a far nulla. Mi sembra giusto. Ok. Vorrei, vabbè, non confermo, non forse è il caso che mi difendo, no? Uno scudino ce lo vogliamo mettere, Intial, non lo so, faccia un po' lei. Ma non c'ho scudi, e questo è il problema. Non c'ho abbastanza scudi. Vabbè, e niente. E allora, se no, non ho scudi, meno. Tanto poi mi si fa il blocco con la roba, quindi. Andiamo, peschi 4 ran carte random. Beh. 4 carte random, male non sono. Facciamo anche molto molto male alla gente, ma sì. Facciamo male alla gente. La gente. Sì, ma devo smetterla di farmi male da sola! Sono scema! Sono scema! Sono scema! Vabbè, tanto c'è il falò, dai. Comunque sono scema perché queste cose fanno male. Potevo evitarlo. Potevo. Sono scema. Datemi uno scudo, basta. Voglio tutti gli scudi, tutti, tutti. Allora, questo è 19. Va, non mi va, basta farmi male. Basta. Basta. Questo è bullismo. Sulla sottoscritta che in realtà è bullismo del mio cervello e della mia mano che ragionano separatamente, praticamente. Ognuno fa il cavolo che gli pare. Allora, cosa devo fare? Cosa devo fare? Vabbè, vai, a random. Niente, non è servito a niente. Tutti di livello alto, vaffan 13. Vabbè. E allora. Mi sono fatta malissimo. Sono fatta malissimo. Fortuna non serve una mazza. Bisogno di scudi, please. Non so giocare a sto gioco. Faccio sempre male. Dormi, dormi ranocchietto, che se no qua ranocchietto in realtà è sempre un geco, però non so perché ho chiamato ranocchietto, mi sembra una rana, così. Ah, eccolo! Ma
No, infligge danni, quindi arriva con la cosa d'urto. No, mi sono chiesta, no? Ma e se io questo non lo faccio esplodere? Però non voglio provarlo, perché ovviamente... Però sarebbe da fare, tipo, un test di questo genere. Se non lo si fa esplodere, ovviamente ti fai male, ovviamente anche tu, ma si fanno male anche i tipi, gli altri mostriciattoli. Sarebbe da provare, però non c'ho voglia. Non c'ho proprio la sbatti di pensare di fare una cosa del genere. Allora, Mass Effetto? Mass Effetto da codice rosso? Ma che era? Che figata era? Ok, allora, leviamoci. Ah, non ho la cosa giusta per poter fare la combo. Va bene, mi sembra normale. Vuoi fare le cose fighe. Ok. Mi ha inflitto debolezza. Per quale motivo non lo so. Va bene. Ok, il bombarolo l'abbiamo levato. E che bel che l'è. Dovremmo ammazzare anche questo. Non so. Non c'ho roba. Vabbè, difendiamoci e via. Però sarebbe veramente da provare col il bombarolo. Ciao, mal di testa. Ok, li abbiamo tipo maledetti, non mi ricordo che era quello. Però soltanto difese, non mi dire. Sì, vorrei veramente provare bombarda massima su questi personaggi. Però mi pare il caso. Vabbè, siamo difesi tipo tantissimo, abbiamo 20 di scudo, siamo a posto. Cosa mi ha fastidio è che giustamente io dovrei in realtà andare contro questo, perché questo se no ora poi mi sarà un problema con gli scudi. Se solo avessi degli scudi. Ok. Immaginatevi che tecnicamente, allora, questo personaggio dovrebbe essere in un certo qual modo compare di merenda di questi altri, quindi dovrebbero esserci problemi. In realtà ci sono, cioè tra di loro si fanno la guerra. Cioè, cosa figa, no? In realtà no. Allora, muori. Ogni volta mi devo far male è un problema. Ok, me ne rimane solo uno. Cioè, io mi faccio male non perché, perché ho le carte che mi fanno danno. In
energia che era? Mi ricordo che era energia. Non mi ricordo. Vabbè. Ok. Ora sarà una strada di soli punti interrogativi per me. Attraversando l'aldilà trovi un ipercubo quadrimensionale. Vabbè, trovi il Tesseract. L'entità rotea, trasmuta e si muove placidamente a mezz'aria. Tocchi un acuto dolore. Ma perché devi toccare? Nessuno ha insegnato al nostro personaggio che si guarda ma non si tocca. Un acuto dolore ti percorre e antiche memorie. Vabbè, memorie di chi? Di te stesso. Vabbè, prendiamo una carta. Vabbè, prendiamo questa qua. Bello che hanno messo per ogni personaggio una loro storia, perché questa in teoria non dovrebbe essere la storia originale, quindi non l'hanno messa gli autori di questa mod. Tipo Blade dovrebbe essere spada, non lo so. Comunque, vieni in qualche modo ferito al petto, entra nel tuo petto. Ok, prende, da quello che capisco, vieni tipo pugnalato, vai giù, svieni in un certo qual modo e ti svegli in una stanza che non conosci e già qua sono incubi. Non riesci a muoverti, cioè non solo sei in una stanza che non conosci ma sei anche paralizzato. Provi a parlare, ma non riesci a parlare. E la tua visione è offuscata, cioè c'è una tipo nebbia verde e qua io mi sto un pochino, cioè se fossi in una situazione del genere mi cagherei un po' sotto. Notte Gaetano, notte, ci sta tranquillo Gaetano, anzi grazie per essere passato e grazie per aver dato la tua opinione su che strada prendere. È un sogno? Sei nell'aldilà? Ma sei già nell'aldilà, il posto in cui stiamo ora è l'aldilà. Tu cerchi di ricordare, ma non riesci, sei un disgraziato, non riesci a districare le tue braccia e le tue gambe. Senti però una voce nella tua mente che ti dice, ti dà un singolo comando. Bilanciamento, cioè il bilanciamento deve essere enforced, quindi forced è forzato, enforced non lo so. Il bilanciamento deve essere, non lo so dove, aspettate, cerco su Google Traduttore, non lo so. Sono veramente, faccio schifo in inglese. Dovrei leggere più roba inglese per poter fare la roba fatta bene. Ok. Ah, costretto, quindi il bilanciamento deve essere costretto. Guardia, guard exordium, guardia dell'inizio, dell'esordio. Sono confusa. Vabbè, comunque deve essere bilanciato qualcosa, va bene. Ok, che dobbiamo bilanciare? Non lo sappiamo. Bravo, ok, bravo. L'equilibrio deve essere applicato all'esordio, ok. Peccato che di equilibrio in questo gioco non c'è una mazza. Soprattutto per la sottoscritta che fa solo cavolate. Bilanciamento massimo?
Chi lo sa? Oh, ci troviamo, signor Mercante. Ora muori. Ora muori. Ragazzi, ecco, nella live di stasera vediamo cosa succede se ammazziamo il mercante. Ed è una cosa molto importante da capire perché ho sempre voluto ucciderlo, mi sta sulle cosiddette, ma non ho mai avuto modo. L'altra cosa che mi blocca dai danni, per piacere, immettiamo debolezza. Che dite, lo sto un po' troppo bullizzando il mercante o se lo merita? Per me se lo merita. Eh sì, si merita tutto sto mercante. È una persona che è stata fastidiosa fino all'ultimo. Ah, niente, esplode e ti dà le anime. Che tristezza, mi aspettavo qualcosa di più epico in realtà. Sono molto, molto rattristata da ciò. Ok, non lo ucciderò mai più perché tanto è inutile. Cioè, in realtà no, non è inutile, però. Chissà se mi esce. Ah, eccolo! Sacrificio! Bene, buongiorno anche a lei. Noi ci accresciamo. Cioè, noi diventiamo più potenti quando tu diventi più potente, va bene. Finito il turno numero 7, infliggi 52 danni a tutti i nemici. Goloso, spicy. Beh. Beh. Male non è, sinceramente. Io lo prendo. È una cavolata, lo so. Ho fatto una cavolata e me ne pentirò. Ma a me sembra una roba. Forse stasera riusciamo a fare un miracolo. No, me la sto sentendo carica. Probabilmente no, eh. Probabilmente sì, chi lo sa. Blocchi, mi servono gli scudini. Ok. Raga! Oddio, ansia. No, va bene. Ah, ma sei tu! Ma comunque sono stata fortunata. Allora, ragazzi, Ok, mi servono i danni. Mi servono i danni con questo personaggio, quindi. Ok. Ora non ci farà nulla, nel dubbio comunque ci scudiamo, ma. Sono molto fortunata. Intanto si caricano le cose. Questo esplode dopo 5 turni, dopo 4 turni, tipo. Muore da solo? È sfortunatissimo sto personaggio. Ma perché? Ah! Oh shit, ho fatto una cazzata. Ok, ora non l'ho fatta più. Beh. Ho fatto una cavolata, devo stare più attenta. Devo stare veramente attenta. Per fortuna mi sono ricordata che c'avevo il mana. Questo fa. Ok. Non ho carte che fanno. Ok, mi servono carte. Allora, questo fa. Vediamo. Perché non me. Ah, vero. Mmm.
Non posso usare questa qua perché ho il... Va bene, vabbè. Questa comunque sempre non la posso usare. Questa però sì. Oh, vedi? 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 Tranquillo, non te, non... alla piccola non gli fanno, cioè non avrebbe senso. No, dai. Comunque facci... Speriamo, dai, speriamo. Non... Facci sapere, magari... Magari si scopre che ha soltanto un po' di mal di pancia, come si dice alle mie parti. Cioè, magari una cavolata. Non... Facci sapere, facci sapere. Fatto bene che a contattare anche l'allevatore perché è assurda come situazione. Perché ho fatto sta cosa? Vabbè, me ne sono scema. Vabbè, ho appena fatto una cavolata. Vediamo se possiamo un minimo ridurla. Perché non sto attenta? Mannaggia a me. Perché? Oh. Dai. Aia, e ora muoiamo malissimo.
Solo difese, va bene. Ci farà malissimo sta situazione, lo so già. Ah. Questo sarà davvero uno scontro duro, con morte sicura, tra le altre cose. Mi ero dimenticata di quanto era bello giocare il robottino e di quanto sia difficile combatterlo a tutti gli effetti. Tutto ciò che ci ha salvato prima ci sta uccidendo ora. Questo sarà difficile. Sarà difficile. Ah! Ah! Intial terrorizzata. Intial terrorizzata. Non ho difese adatte, non ho nulla. Delirio, panico e paura. Non ho nulla. Potevo fare cioè, di carte forti ce le ho, il problema è che porca. Scusate. Devo riuscire a fare l'impensabile. Sto sentendo male, oddio. Allora, di questo fa 10, di infligge 10 danni, no, no, mi servono blocchi. 5.
5, 5, 5. No, non ci riesco. Non ci riesco perché ha le difese. Non mi sto sentendo male. Quando puoi. Allora. Ti prego. Niente. Cioè, no, ma dai, morir così, però. Non posso fare nulla. No, morir così però non è giusto. Morir così però non è giusto. No. Ok, devo cambiare il titolo alla live. Tutum, tutum, tutum. Un confortevole battito di cuore che può essere sentito nella stanza. Se alla fine è il It's your purpose. Non so cosa. I tuoi propositi fulfilled, che è. Finiti? Non lo so. You see something evil in your very core. Tu senti qualcosa di veramente malvagio nel tuo core, nel tuo nucleo. You give tutte le anime che avevi, prendi un botto di anime, al cuore. The heart squirp, non so che vuol dire. Che vuol dire? Non lo so, lo sto capendo. Perché in inglese? Squeer. Non so, aspettate, oddio, mi sento male. No, squeer. Squeer. No. Ah, il cuore si dimena in elevation, cioè si contorce. Pudding forevermore. Che forse. Pudding, Dio in inglese, mannaggia, però c'è, ecco. No. Ah no, pouting, pouting, non pudding.
Outing. Non so manco leggere. Outing. Sbavante. Cioè, quindi mi sta chiedendo le anime sto coso. Contorcendosi, sbavando e contorcendosi. Oh mio Dio. Despair your best in for. Allora, rispetto a quello che tu pensavi, your best, cioè rispetto ai tuo forse pensieri, non lo so, la stanza della camera del cuore rimane vulnerabile. Quindi tu ti chiedi, tu hai veramente fatto abbastanza? Ti senti come se tu cioè tutte le anime che hai dato al cuore cioè tu ti senti come se avessi dato un tot di anime al cuore. Il battito del cardiaco così forte ti fa andare, ti fa svenire? Vittoria? Quindi è questo il finale. Cioè, per quanto riguarda i cattivi. Sì, scusate per il mio inglese. Scusate, io faccio mente schifo in inglese, dovrei anche studiare per il B2, ma non ce la farò mai. Quindi questo è il finale dei cattivi. Cioè, anche se ti combattono, comunque vengono uccisi dal cuore. No, 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 no. Ora devo rifarlo con i buoni, sì, ok. Tanto i cattivi erano anche finiti. Io volevo fare una serata con i modificatori, invece abbiamo avuto la bad ending. E poi chi dice che sono buoni? Vabbè, ma sono i protagonisti. Sì, ma devo vedere tutti i click con. Ok, io vorrei. Ok, posso. Niente, mi rimane in loop. Io. Vabbè. Io dico che sono buonissimi, ma te sei uno sgraffio. Vabbè, ho rimesso in loop il coso, non riesco a uscire. Fai click di nuovo per uscire, no, non ci riuscivo. Va bene, niente, io ho detto modificato, cioè io. Vabbè, cambiamo. Kyle, cambiami il titolo della live, dato che. No, va cambiato il titolo della live, assolutamente. No, no, ma questa è epica. Ma non mi sarei mai. Ma all'ultimo, contando il centesimo, ho detto ce la devo fare all'ultimo con pochissimo di vita. Quel maledetto geco di merda ce l'ha fatta. Soddisfazione della vita, aver combattuto contro tutto e tutti ed essere uccisa da un cuore gigante grigio. Sì, va bene. Direi che per capire meglio la Lorena e l'Alsazia di questo gioco dobbiamo assolutamente farci la run con i buoni. Però io continuerò su Slay the Spire Downfall perché io lo voglio fare col pistolero, perché mi piace troppo quel personaggio, quindi alla fine il peggiore personaggio vince. Il peggior personaggio vince, in effetti. È arrivato alla fine. Tutti gli altri non sono riusciti a portarli fino alla fine. Siamo sempre, sempre andati vicini. Ma
il geco, avendo tra le altre cose una combo di tutte le carte del gioco, quindi anche le carte dei buoni, dei protagonisti, le carte degli altri nemici, avendo un mix, un caos che è il suo personaggio, saprà la vittoria. Bene, secondo te questa era cioè, una prima parte che c'era nell'episodio precedente, che mi era anche dimenticata. Perfetto. Bene. Ok, no, sono soddisfatta. Allora, direi a questo punto, abbiamo fatto 1 ora e 41 di live, direi che possiamo concluderla qua. Dobbiamo continuare ora con questo personaggio. Quindi, da ora in poi, Pistolero. Sarà lui il nostro favorito. Porterò solo lui. Perché finché non vediamo la storia sua, che poi è uguale a tutta quella di questi altri, non mi do pace. Sarà divertente. Detto ciò. Io ripeto, anzi, stasera non passerò su Discord, cioè se passo passo pochissimo, ragazzi, quindi premetto già questo fatto. Per chi vuole esserci, sapete che sto veramente poco, perché domani devo andare a vedere per risolvere problemi di PC che si spezza in 1000 pezzi. È vita una merda. Graffio, facci sapere per la micetta. Corina, micetta. Ma comunque, dai, dai, che sicuramente si risolve in bene, ce l'avrai da coccolare, da spupazzare, da tenere per sempre. E direi, tornando indietro, che è la fine della nostra serata. Buon proseguimento a tutti, buonanotte a tutti, ci vediamo giovedì, forse, devo vedere quanto mi tiene il computer il tipo, il tecnico della riparazione, però vi aggiornerò se posso, o comunque ci proverò. Notte notte, ciao ciao a tutti!